Salve, sono Giuseppe Chiodo, sono lo chef dell'Osteria del Serpio. Oggi presentiamo un piatto con dei datteri. Facciamo un branzino ai datteri. Allora, filetto di branzino precedentemente sfilettato. Poi abbiamo un olio al sedano, poi abbiamo della purea di datteri, un burro di datteri, yogurt al naturale, pecora di patate, cipolla in agrodolce, albume, olio, burro, sale. E questo è un fumetto di pesce. Con gli scarti di lavorazione di pesce abbiamo fatto un fumetto con lische e datteri. Poi abbiamo del pak choi, datteri e radice amara, precedentemente pulito. Iniziamo la cucinare la radice amara con questo fumetto di pesce e datteri. Mettiamo il fumetto. All'interno mettiamo due datteri, facciamo scaldare bene il fumetto di pesce con i datteri e poi mettiamo la nostra radice amara. Allora, il nostro burro bolle, mettiamo la nostra radice amara, lo tostiamo dentro, la lasciamo cucinare per circa 10 minuti, che deve rimanere croccante, tipo come una carota, però deve essere anche cotta perché altrimenti è troppo dura. Dopo la spadelliamo col burro di datteri. Nel frattempo facciamo altre preparazioni, che facciamo il carpaccio di branzino, iniziamo a fare il carpaccio, lo mettiamo da parte con un filo di olio, sale e dei datteri all'interno, che poi riusciamo a fare una rosa. Tagliamo sottile, il carpaccino fresco per l'estate. Questo piatto è un antipasto, facciamo un antipastino con questo branzino, datteri, che ci sono anche dalla parte vegetale. Allora, contiamo il branzino, il carpaccio, con un filo di olio, un pizzico di sale e un po' di aceto di mele. Così diamo un contrasto di agrodolce con i datteri dolci e il carpaccio un po' con l'aceto. Poi in mezzo mettiamo una tartare di datteri che adesso prepariamo, la mettiamo in mezzo. Allora, adesso andiamo a fare una chowder di patate con burro con datteri. Qua il burro è stato sciolto prima e chiarificato, alla fine viene montato con una purea di datteri, viene montato in una planetaria e quindi otteniamo questo burro salato con dei datteri. Passiamo un minutino neanche in microonde e dopo siamo pronti a mischiare tutti gli ingredienti per fare la nostra cialda. Ci vediamo dopo. Abbiamo preparato il nostro impasto, quindi adesso lo stendiamo su un tappeto di silicone, dopo lo passiamo per 45 secondi in microonde. Così si vedono i pezzettini di dattero, c'è il sedano che contrasta, abbiamo messo la parte vegetale anche all'interno, burro e patata liofilizzata. Adesso andiamo a prendere il nostro burro ai datteri, lo mettiamo in padella, lo scaldiamo, mettiamo un altro dattero all'interno, così quel dattero si caramellizza un po' e sprigiona i suoi sapori. Andiamo a mettere la nostra radice che abbiamo precedentemente sbollentato, la rosoliamo un po'. Rosoliamo anche dei pak choi, che all'interno mettiamo la nostra purea di datteri e poi siamo pronti per l'impiattamento. Manca solamente la salsa, che quella è la salsa che facciamo direttamente alla fine, che è una salsa allo yogurt con del sedano, quindi siamo quasi pronti alla fine. Mettiamo un po' di olio. La radice,
dopodiché prende quel sapore e si fa una specie di corteccia all'esterno per tutto il dattero, che si scioglie, che all'interno di questo burro fa una specie di corteccia che dà sapore, caramellizza anche un po'. Siamo pronti per fare la salsa che chiude il piatto. Allora, prendiamo lo yogurt, olio al sedano per dare un po' di colore, alla fine mettiamo un po' di aceto di mele, mescoliamo il tutto così dà quell'effetto bianco verde, diamo un po' di colore, essendo che siamo poi facciamo un piatto estivo, va benissimo così. Siamo pronti adesso all'impiattamento e il piatto poi è concluso. Allora, iniziamo a impiattare il nostro piatto mettendo la nostra radice, la appoggiamo qui.